quanto riguarda la mia squadra, male il primo tempo, i partiti veramente troppo contrari, senza personalità. Cioè. Ma il primo quarto d'ora sì. La primo quarto d'ora come va dentro? Sì, hanno avuto un paio di occasioni, poi questa è una categoria un po' strana, nel senso che quelle occasioni che ho avuto lo stesso primi 20 minuti, se non trovi il gol, poi dopo io, insomma, visto che stanno più difficile, ho dovuto sempre fare gol in una partita, poi non trovando gol in quel momento lì, noi ci ha dato un po' di coraggio, per primo secondo tempo siamo un pochettino impazzati sul piano dell'accreditamento, ma secondo tempo abbiamo fatto una partita per quanto riguarda la squadra sicuramente diversa da te. Qualche risultato che dall'uscita di uno dei due capisci e rimasti. La partita direi riguardo la mia squadra sicuramente è stata un po' influenzata da quella, non so se ti serve un giocatore. E sono importante come Padovini, sicuramente anche noi abbiamo avuto questo infortunato, insomma abbiamo dovuto fare, ho dovuto fare delle scelte un po' forzate più che scelte tecniche. Ma quindi non sono obiettivo è esclusivamente quello di salvato, perché la realtà che rappresentiamo di Milano è veramente difficile portare avanti un discorso in una categoria come che è professionistica, quindi difficoltà sono enormi, quindi salvarsi più in fretta possibile è l'unico obiettivo. La categoria è un po' ancora difficile da giudicare, secondo me sembra che i valori non siano ancora venuti fuori, perché è una storia comunque come lo spettro che secondo me alla fine aveva capito un po' la categoria, ma sarebbe che finisce il passo tecnico importante. Leggevo adesso come Pellegrino abbia vinto a Castelnuovo, io ho visto Castelnuovo l'altra settimana contro la Torrevedere, ho visto veramente una squadra giocare bene, e oggi per l'Italia, quindi mi sembra un campionato non eccezionale, sono tutte partite di grande difficoltà, quindi secondo me i giochi si vedranno più avanti, certo, certe squadre di valore sicuramente più avanti. Sarà poco, però il discorso nostro per il Sanavese sicuramente non è la classifica che comunque sempre importante. Perché comunque la fiducia sul lavoro che fai, comunque muove la classifica, quindi totalmente interessante, quindi insomma, non si può sicuramente, quindi sotto quell'aspetto lì è importante, si deve guardare la classifica, si deve guardare anche me, la prestazione e l'eventuale crescita della nostra. Per esempio, due domeniche fa abbiamo perso la città di male, facendo il primo tempo male come oggi, il secondo tempo non abbiamo avuto una reazione, invece oggi è un secondo tempo. Ma lo scorso guidava una squadra che diceva quasi sempre, era una squadra che si deve spattare. Infatti mi diverti di più l'anno scorso. Ecco, al di là della categoria appunto, cosa cambia? Cambia tanto, comunque l'anno scorso allenare una squadra che anche se all'inizio non era preventivata, però poi alla fine ha fatto 70 gol, però era una squadra che produceva, che costruiva il gioco, una squadra che potevi cercare di vincere tutte le domeniche, adesso non è facile, è difficile, qualità di diverse da altre squadre, di lottare per salvarsi, per fare l'immunità, quindi cambia tanto, poi cambia appunto la categoria, cambia, la categoria strana, c'è grande qualità, veramente sempre tutto al limite, tutto partito molto equilibrato, deciso da episodi. Questo cambia veramente tanto. Oggi ci ha fatto sentire quando sei in vantaggio chiunque, anche se in effetti noi abbiamo trovato il gol in un momento del secondo tempo in cui stavamo facendo molto lungo del primo, ma prima non ha fatto male, quindi non è che quel gol fosse frutto nel momento in cui stava facendo quello, però questa è la categoria, e noi l'anno scorso siamo abituati in un certo modo, devi renderti conto che le due o tre palle che hai devi finalizzare. Ma vai, poi ti dico la Lazio, poi nel calcio sono ma hanno un valore relativo, però secondo me era una squadra che aveva anche proprio un modo di giocare, un modo di pensare che poteva continuare, ma la storia dice che la maggior parte delle squadre che arrivano dalla Serie D, se lavorano in un certo modo, il primo anno per l'entusiasmo, per un insieme di cose, portano a casa un po' di buoni risultati,
Eva pensava di diventare la sua cosa. Grazie a voi.